Buongiorno a tutti e bentornati qua sulla nostra galassia. Non è un segreto che la comunità sia diventata irrequieta in attesa di nuove informazioni da parte dello sviluppatore BioWare. Nello specifico, i giocatori vogliono sapere quali correzioni, miglioramenti e cambiamenti stanno arrivando nel gioco nel prossimo futuro e oltre. A tal fine, BioWare ha ospitato una live stream questa settimana in cui ha discusso molto del futuro di Anthem e di come l'esperienza migliorerà per i giocatori. Il 12 marzo Anthem riceverà il suo prossimo importante aggiornamento, che includerà una serie di correzioni di bug e modifiche. Tra questi ci sono la rimozione di oggetti comuni e non comuni dalla riserva di bottino per i giocatori di livello 30 e il ritorno del danno bonus del Gunslinger Mark. Soprattutto BioWare sembra aver ristretto un sacco gli arresti anomali nelle console, tuttavia non sembra una soluzione definitiva, ma il team si sta concentrando sulla console al momento, anche se non arriveranno soluzioni definitive per il 12 marzo, e in seguito alla risoluzione di questi problemi di crash guarderà i problemi su PC. Un altro grande cambiamento in arrivo è un timer di respawn per quasi tutte le attività e le aree. Invece di dover aspettare un risveglio da un compagno di squadra, i giocatori dovranno aspettare circa 30 secondi prima di potersi rigenerare. Mentre molti giochi cercano di aumentare la sfida forzando, diciamo, il res, Anthem va controcorrente sperando che questa modifica aumenti il divertimento. Sebbene ci siano delle correzioni nelle pipeline, altri miglioramenti e modifiche richiesti sono stati semplicemente riconosciuti. C'è un brutto problema di salute con il gioco che offre ai giocatori meno salute e protezione di quello che dovrebbero avere, ma BioWare non ha ancora risolto in realtà il problema. I giocatori che cercano una schermata delle statistiche o un miglioramento della qualità del bottino nella difficoltà Grandmaster 2 e 3 non troveranno alcun cambiamento di questo tipo in questo momento. BioWare sa che i giocatori vogliono queste cose, ma sembra che l'attenzione sia focalizzata più che altro sulla stabilità e i bug fix, cosa alquanto capibile. La buona notizia, comunque, per i giocatori di Anthem è che un aggiornamento è dietro l'angolo, ma potrebbe non avere le modifiche che stanno cercando. BioWare è stato chiaramente sopraffatto dalle correzioni e quindi i miglioramenti sono stati messi in secondo piano. Gli sviluppatori hanno affermato che potrebbero aggiungere alcuni piccoli eventi di gioco nel frattempo, ma comunque nulla è cambiato nella sua roadmap dei 90 giorni. Quindi attendiamo comunque i 3 mega update dell'atto 1 e aspettiamo che BioWare nel frattempo faccia tutti i bug fix del caso. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.